Il titolo del disco arriva proprio per questo motivo qui. Io voglio la gonna, posso indossarla e in realtà non dovrei neanche dire il perché. È proprio quello il fulcro poi di tutto, perché spesso mi chiedono ma perché la vuoi? No, non dovresti farmela questa domanda, io la voglio perché mi piace. È una vita dove io posso scegliere, una vita dove io sono libero di scegliere, ma con il rispetto verso gli altri. Tutto il disco è stato registrato tra una data di in store, tra una data di live e un day off. È per questo che in realtà il disco è poi così energico, così sempre diciamo spinto, anche molto up. È per questo motivo, perché in realtà rispecchia proprio quel periodo che io stavo vivendo, che era molto pieno di cose. I pezzi in realtà nascono tutti tra giugno e luglio, tranne uno che è Tracce di te, che è il pezzo che ho scritto io, che avevo iniziato a scrivere ancora in casetta d'amici e che poi ho finito dopo, l'ho chiuso e poi ho deciso di inserirlo nel disco perché secondo me aveva il giusto filone, cioè seguiva un filo, aveva un leitmotiv anche con tutti gli altri pezzi, quindi ho deciso di inserirlo. A noi in realtà è venuto tutto molto naturale, fortunatamente anche la ricerca dei suoni è stata molto naturale, certo è bello carico di influenze musicali e anche di citazioni, perché no. Infatti i pezzi sono stati cambiati, qualcosina è cambiata poi durante il tempo, però non, nulla è stato stravolto. Anzi, ti dirò, in realtà io le voci le ho registrate più e più volte, ma perché ogni volta che ci accorgevamo che c'era qualcosa che poteva essere fatto meglio. Il titolo del disco arriva proprio per questo motivo qui, perché in generale io voglio la gonna, posso indossarla e in realtà non dovrei neanche dire il perché, è proprio quello il fulcro poi di tutto, perché spesso mi chiedono ma perché la vuoi? No, non dovresti farmela questa domanda, io la voglio perché mi piace. È una vita dove io posso scegliere, una vita dove io sono libero di scegliere, ma con il rispetto verso gli altri. Credo che in ogni pezzo ci sia quell'animo ragazzino, sia prima, sia secondo me in futuro, perché una cosa che comunque ho vissuto è che tu inevitabilmente poi metti, perché fa parte di te. Magari in questo disco si nota un po' di più, perché ci siamo avvicinati un po' di più a quelle sonorità, ci siamo rifatti anche un po' a Youngblood, ad esempio. Però in generale quell'anima, cioè, sono stati tanti anni poi che ho suonato punk in generale e quindi penso si sente sempre, oggi un po' di più. Più che cercare tanto pubblico, l'idea mia era quella di dare un disco che non risultasse troppo pesante, ma perché secondo me al giorno d'oggi, per ora, nel contesto storico in cui viviamo, ci sta che sia un disco comunque accessibile a tutti. La selezione è venuta in realtà in base a un filone, non per forza di storytelling, ma un filone che fosse musicale e che fosse anche in qualche modo un percorso di ascolto vero e proprio, anche in base alla tracklist. Infatti è messa anche all'inizio, c'è Occhi lucidi e Cicatrici, anche i due, no, sono quasi legati come pezzi. Nonostante i momenti sì che uno vive, tutti noi ci ricordiamo i momenti no, sempre. Per questo che Cicatrici poi fa anche parte del disco, perché è un po' una riflessione che ho avuto e che poi ho deciso di inserire nel disco. Le cicatrici ovviamente le abbiamo un po' tutti, di amore, di vita, anche più piccole o più grandi. Il disco fa anche, mostra in parte le mie cicatrici, quelle che ho avuto anch'io, che sono di un umano, poi fondamentalmente, nulla di strano o di diverso. In generale sono quelli che, i soliti stereotipi che tutti poi sentono oggigiorno, lo smalto sulle unghie, vengo magari guardato male quando vado a comprare in un reparto femminile, è una roba, cioè, molto semplice in realtà, ma che però fa male, a me no, perché come dico anche nel disco, chi se ne frega poi di tutto questo, perché poi bisogna andare avanti. Quello che a me interessa è
Io indosso la gonna, ok? Sono anche nella copertina, poi indosso una gonna, sono a petto nudo, ok, tutto quanto. Però io poi fondamentalmente sono un ragazzo normale anche se indosso una gonna. Ed è questo che vorrei arrivasse anche agli altri. Cioè il messaggio è libero di poter scegliere, quindi se io voglio fare domani il pittore sono libero di poterlo fare. Se una ragazza di 15 anni vuole studiare matematica per fare l'ingegnere da grande, lo può fare. Internazionale, guarda, ti dico, internazionale ti direi Harry Styles al momento. È un artista che stimo, che seguo e che mi piace anche parecchio, quindi ti direi lui. Ho anche detto che non sono un grandissimo dispensatore di consigli. Quello che in realtà cerco di dare è di poter strappare un sorriso magari a chi mi scrive. Perché comunque si confidano, magari sono cose che non dicono neanche i propri genitori e in me trovano una figura, magari quasi un amico, un fratello, comunque una persona vicina. Più che consigli in realtà qualche parola che possa confortarli anche un po'. Ciao, sono Luigi Strangis e saluto tutti i lettori di Fanpage. Baci.